Da Istanbul uno schiaffo ad Erdogan. Col 54% dei voti Ekrem İmamoğlu, all'opposizione del presidente turco e il nuovo sindaco della città, cuore economico, culturale e simbolico del paese. Una batosta ancora più dura perché arriva per la seconda volta dopo che a molti, anche all'interno dell'AKP, il partito di Erdogan, alla cancellazione delle amministrative del 31 marzo scorso, era apparsa una mossa avventata se non disperata. İmamoğlu ha vinto con un vantaggio di 10 punti sull'ex premier Binali Yildirim, che stavolta ha subito ammesso la sconfitta. Non ci saranno riconteggi né ricorsi. I quasi 800.000 voti di vantaggio certificano un successo che non si può più discutere dopo il testa a testa della scorsa tornata. Oggi abbiamo chiuso una vecchia pagina e ne abbiamo aperta una nuova. Lavorerò senza escludere nessuno, ha promesso İmamoğlu, al quale sono arrivati i complimenti dello stesso Erdogan. Dalle urne esce un quadro inedito per la politica turca, in grado di cambiarne gli equilibri nel lungo termine, perché la conferma del successo a Istanbul, dove vive un quinto dei turchi e si produce un terzo della ricchezza nazionale, arriva dopo che l'opposizione aveva già conquistato la capitale Ankara e tutta la fascia mediterranea, oltre alle tradizionali roccaforti nell'Egeo. I centri economici del paese sono ora in mano all'opposizione e per l'AKP si preannuncia all'inizio di una nuova stagione in cui la gestione del potere sarà certo meno agevole.